Nella natura non c'è separazione tra design, ingegneria e produzione. L'osso fa già tutto questo. Neri Oxman, nata il 6 febbraio 1976 ad Haifa, è senza dubbio una delle menti visionarie più brillanti e affascinanti del XXI secolo. Architetto e designer israeliano-americana e docente associato presso il MIT Media Lab, dove guida il team Mediated Matter, la cui rivoluzionaria ricerca Maker si occupa di combinare all'architettura il design generativo o computazionale, che dir si voglia, la digital fabrication e la biologia sintetica attraverso l'ingegnerizzazione di materiali e la modifica del DNA. È un mondo assolutamente complesso quello di Neri, si pone a cavallo fra artificiale e naturale, volta le spalle alla catena di montaggio e guarda al futuro, a nuove filiere produttive, all'idea di poter costruire edifici attraverso microorganismi e wear materials, materiali da far crescere in laboratorio, dunque consapevoli e intelligenti, plasmabili per forma e funzione a seconda delle loro caratteristiche. Un design di tipo organico che abbandona l'imitazione della natura per diventare esso stesso natura e dal quale, grazie a specifici parametri di ingegnerizzazione, un giorno potrebbero essere affidati ruoli nel sistema costruttivo, delegate mansioni manutentive o di autoriparazione, esattamente come avviene nelle cellule di un organismo. Questi studi così particolari sono connessi al background della protagonista di questa storia, alla sua cultura medica, biologica e tecnica. Non vi stupireste infatti se vi dicessi che prima di dedicarsi all'architettura studiò per 2 anni medicina alla Hebrew University ad Assam Medical School di Gerusalemme. Questo suo cambiamento di strada l'ha portata a riavvicinarsi, professionalmente parlando, ai suoi genitori, che sono due eminenze dell'architettura in Israele, il padre Robert Oxman e la madre Rivka Oxman, pioniera e promotrice dell'intelligenza artificiale come nuova frontiera nella progettazione, mentre la sorella minore Karen è un'artista. Prima di iscriversi e conseguire la laurea all'Israel Institute of Technology e specializzarsi all'Architectural Association di Londra e poi infine ottenere il PhD al MIT di Boston, Neri prestò servizio nelle forze armate raggiungendo il grado di primo tenente nell'aeronautica militare. Nel 2006 ha lanciato un progetto interdisciplinare sulla material ecology per sperimentare innovative forme di design generativo e 10 anni dopo è tra i fondatori del Journal of Design Science. È apparsa inoltre sulle copertine di Fast Company, Wired UK, Icon e Surface Magazine, dove il suo lavoro viene citato come fonte di ispirazione per cambiare il mondo. Obiettivo dell'innovativo ripensamento metodologico di Neri Oxman è quindi quello di capovolgere la concezione tradizionale del design attraverso 3 principi. Usare l'avanguardia e soprattutto gli strumenti messi a disposizione dall'innovazione tecnologica come la fabbricazione 3D per ingegnerizzare la natura. Applicare la material ecology, ossia ridurre i consumi energetici incoraggiando la produzione di oggetti sostenibili e facilmente smaltibili nell'ambiente. Progettare oggetti come fossero organismi viventi sfruttando la connessione tra scienza, biologia, design, arte e persino la moda. Non a caso sono famosi i capi d'abbigliamento in resine contenenti batteri biosintetici, materiali biocompositi, tutti stampati in 3D e ideati appunto dal laboratorio guidato da Oxman. Il suo lavoro incarna la progettazione ambientale e la morfogenesi digitale, con forme e proprietà determinate dal loro contesto. Parlano da sole le installazioni esposte presso svariati musei in tutto il mondo, tra cui il MoMA, il Centre Pompidou di Parigi, il Museo della Scienza di Boston, e descritte da Andrew Bolton come ultraterrene, definite né dal tempo né dal luogo. Fra queste spiccano il Silk Pavilion, una cupola arricchita dal contributo di 6.500 bachi da seta che hanno iniziato a tessere intorno ad un telaio in filo di nylon prestampato in 3D da un braccio robotico. Il lavoro dei bachi è controllato da parametri legati alla luce, per cui questi si spostano su determinate aree della superficie, cambiandone lo spessore. E questa è anche un'idea per produrre il tessuto senza dover uccidere i bachi. Poi c'è l'apiario sintetico, che ha permesso di studiare e controllare il comportamento delle api e la produzione del miele attraverso le tracce olfattive di una sostanza biochimica a base di feromoni. Oppure l'installazione Totem, che sfrutta la melanina come materiale da costruzione.
Ocean Pavilion, una piattaforma a base d'acqua sulla quale Neri Oxman è riuscito a far sviluppare strutture come Agua Hoya, un composto organico realizzato utilizzando materiali biocompatibili che si decompongono in modo programmato senza alterare l'ecosistema. In sostanza si tratta di una combinazione di cellulosa, chitosano, pectina e carbonato di calcio che diventa un composto biodegradabile già compiuto. Un altro progetto molto interessante è la G3DP, la prima stampante 3D per vetro otticamente trasparente in grado di imitare alla perfezione i tradizionali processi di lavorazione e produzione del vetro fuso con tecnica additiva. Interviene in particolare sulle modalità di rifrazione della luce e potrà essere anche un'innovazione nel campo del solare. Ma fra tutte queste innovazioni, invenzioni e straordinarie idee, forse la più fantascientifica e più vicina a quella che potremmo chiamare moda sperimentale è Wanderers, creata con Christoph Bader e Dominic Kolb. In realtà è una collezione, ma il pezzo più particolare è un organo protesi indossabile che, in base all'esposizione di luce solare, riprende la funzione dell'intestino umano e trasforma un batterio Escherichia coli geneticamente modificato in riserve di zucchero. Non mancano poi collaborazioni al confine tra trucco prostetico e fashion technology. Per la cantante islandese Björk, Neri e il suo gruppo hanno realizzato, stampando in 3D dopo un'accurata scansione, le maschere piumate e texturizzate Rotlace, basate sulla struttura muscoscheletrica del volto dell'artista e che risponde ai suoi movimenti facciali. Fra le più inquietanti alla Alien ci sono poi le Vespers, una collezione di 15 maschere mortuarie che somigliano a dei gusci traslucidi curvi delle dimensioni di un viso, all'interno delle quali sono stampati motivi colorati. Nel 2012 Neri Oxman ha stampato la collezione di abiti Imaginary Beings, ispirata a creature leggendarie, alla quale sono poi seguite Anthosea e Voltage, altri wearable set ideati con lo stilista Iris Van Herpen e l'ingegnere dei materiali Craig Carter, e sono tutti capi sempre 3D printed, multicolore, privi di cuciture e in grado di adattarsi per elasticità e morbidezza al movimento del corpo. Precedentemente sposata con il compositore argentino Osvaldo Golijov, Neri Oxman è convolata a nozze con l'investitore americano Bill Ackman nel 2019, dal quale ha avuto una figlia, Raika. Prima di questo secondo matrimonio si è molto parlato di una relazione fra la bella israeliana e Brad Pitt, a sua volta single dopo Angelina Jolie. E questa, spiace dirlo, ma è forse la notizia che l'ha resa famosa in Italia, perché di fatto rimane un po' un personaggio di nicchia, almeno qui. I due comunque a quanto pare si erano conosciuti grazie ad un progetto del MIT, e da allora l'attore, appassionato di design e di nuovi materiali, peraltro poi fondatore nel 2007 della Make It Right Foundation, una fondazione a scopo benefico che costruisce case e comunità per persone bisognose, aveva iniziato, insomma, a farle visita in laboratorio sempre più spesso. Ma, per come ha fatto sapere la Oxman in un'intervista al New York Times tempo dopo, si trattava solo di stima reciproca e di una bella amicizia. Anche se poi ha ammesso di essersi divertita in quel periodo. Così, anziché provare ad evitare i paparazzi e a nascondere il volto, usciva dall'università tenendo sotto al braccio un cimelio di scienza, ogni volta diverso. Un giorno c'è stata una copia delle Feynman Lectures on Physics, un'altra volta ha scelto l'LP Golden Records, le registrazioni inviate nel 1977 dalla NASA nello spazio. Ebbene, il valore di quel disco, quel giorno, ha battuto quello della più iconica e classica delle Chanel, che sta più o meno sui 7.000 euro, 6.000, 7.000 euro, qualcosa del genere, vabbè. In sostanza, Neri ha approfittato della notorietà per fare pubblicità alla scienza. Pluripremiata e nel 2009 nella lista di Icon dei 20 architetti più influenti per dare forma al nostro futuro, è stata al centro di un episodio del docufilm Netflix Abstract, The Art of Design. Ha tenuto presentazioni sul design digitale e sul superamento della produzione in serie, fra cui un TED sulla progettazione al confine tra tecnologia e biologia che vi metto in descrizione. Ci sono tantissimi altri suoi keynote, soprattutto quello della conferenza dell'American Institute of Architects e del Pop Tech 2009.
Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Io, come al solito, vi invito a seguire Dannati Architetti anche su Instagram, @ Dannati Architetti Podcast. Noi ci sentiamo alla prossima qui su Dannati Architetti.